Siamo grassi, vero Barduzzi? I rifiuti li abbiamo messi noi, i rifiuti tossici, no, le industrie del nord, grazie alla Camorra coperti da voi, no, siamo solo grassi, vero? Non risulta a oggi un nesso causale accertato tra l'esposizione a siti di smaltimento rifiuti e determinate patologie specifiche, ma potenziali implicazioni sulla salute non possono essere escluse. Questo è quello che io ho detto, quindi non è che partiamo da niente, perché appunto questo rapporto, no? Il problema c'è, ma non c'è il nesso di causalità col disastro ambientale. Ovviamente, come adesso leggete nella lettera, chi non cerca non trova. Per fare il nesso di causalità occorrono i biomonitoraggi. Lo Stato, l'unica regione in Campania che ha 3 milioni di cittadini coinvolti da 20 milioni di tonnellate di rifiuti tossici e 1000 tonnellate ogni giorno, ha fatto l'unico studio di biomonitoraggio con lo studio Sebiorec, che ha fatto 86 analisi di diossina, 86 su 3 milioni di campani, e diciamo un disastro così grande. Ovviamente con 86 analisi di diossina fatte a pool di 10 sieri non si è capito nulla e non è servito a nulla a nessun magistrato che dovuto intervenire. Sebiorec è uno studio che è andato a valutare l'esposizione attraverso un studio di biomonitoraggio. Le risultanze non hanno evidenziato una situazione di particolare rischio. Io devo applicare il principio di precauzione e di prevenzione. Nel momento in cui lo studio mi dice che potenziali implicazioni sulla salute non possono essere escluse, noi dobbiamo continuare. Quindi lo Stato oggi conferma che bisogna fare altri studi. Questo si doveva fare 6 anni fa. 6 anni fa! Ogni giorno sono 1000 tonnellate al giorno di rifiuti tossici che ci vengono sversati addosso. Lei crede che in Campania siamo impazziti tutti quanti all'improvviso, che il nostro genoma è impazzito all'improvviso? Che cosa è successo in questi ultimi 30 anni? Abbiamo avuto l'ILVA noi? Abbiamo cambiato le abitudini alimentari? Che cosa è successo? La nostra dieta mediterranea non va più bene? Ci crede lei? Ci crederà qualcuno ancora? Noi che viviamo qua certamente non ci possiamo credere. Perché al Pascale si sente il bisogno di fare una ludoteca? Perché l'età degli ammalati di tumori si abbassa sempre di più? Che cosa sta succedendo? Chi è che ci deve dare risposte se non il Ministro per la Salute? Il dato negativo è quello che la Regione Campania è quella con la più elevata prevalenza di sovrappeso e obesità dell'intero Paese, e questo vale purtroppo anche per gli adolescenti, anzi in molti casi si vede che c'è una sorta di ereditarietà di tutto questo, no? E su questo evidentemente bisogna intervenire. Ma noi non possiamo più tollerare di sentire qualcuno che ci viene a dire che noi moriamo di più perché mangiamo male, perché fumiamo male. Allora, è accertato un eccesso di cancro al polmone. Noi fumiamo in più in maniera accertata il 3% rispetto alla media nazionale. L'aumento di cancro al polmone è il 30%. Un cancro al polmone su 3 è in un non fumatore. Come si fa a dire che io fumo? Non ce la lasciamo più! Stiamo morendo a causa dei rifiuti che le aziende del nord hanno sversato grazie alla Camorra! E voi li coprite ogni volta che dite che il problema è che siamo grassi e che mangiamo male! Il problema è che questa terra è avvelenata! Per questo si muore! Su 100 campani che si ammalano di cancro ogni giorno, almeno 7, dico 7 ogni giorno, sono curati male! Cioè lui registra 134 strutture sanitarie sul territorio, di cui almeno 100 insicure, cioè questa è roba da fare saltare in asse sulla sedia. Però il governo Monti non fa una legge e non sappiamo che fine ha fatto il monitoraggio del Sistri di 400.000 passaggi di TIR tossici nella sola Campania che mi avvelenano le bufale. Questa è schizofrenia gestionale. Ministro, perché non si ferma a discutere con noi? Si continua con questa storia di ministri della salute che parlano di Napoli e della Campania come un posto dove gli stili di vita sono i peggiori. Non è riuscito a finalizzarlo. Ministro, perché non ci dice qualche parola su Sistri? Perché non ci dice perché continuate, i ministri della salute di questo paese continuano a parlare della Campania come un luogo in cui gli stili di vita sono quelli sbagliati? Ancora non mi risponde, ministro, perché non risponde? Dottor Bobbio, lei mi dà. Ministro, non c'è nessuna sedia, se va è! Vergogna! Non hai nemmeno il coraggio
Bravo!